Ciao ragazzi, un video unboxing, ma ragazzi questo video unboxing non era previsto. Ma siccome quando mi trovo nelle varie catene di o videogiochi o di informatica, appena vedo qualcosa che mi intriga, ragazzi, la voglio prendere. Avevo 50 euro, proprio 50 euro, era a fare shopping. Detto magliette, ragazzi, non ce ne sono belle perché anche stanno uscendo quelle nuove del mio stipendio. Giustamente avevo 50 euro, magliette non ne ho bisogno, e poi stanno uscendo ancora quelle nuove. Quello non c'è, quello non c'è. E ragazzi, li spendiamo qui su PES 2018 per PS3, magari per portarvi qualche video gameplay con i ragazzi. Match Attacks, carte esclusive per la collezione UEFA Champions League 2017-2018. Qualche è la pubblicità. Comunque, PES 2018 per PS3, che ce l'ho, ricordiamo, la PS3 sotto nella stanza da gaming di Ninetto. Ragazzi, cosa dire di questo gioco? Allora, praticamente l'ho preso. Allora, ora vi spiego come funziona la classifica. La classifica, l'ho scritto qualcosa su Facebook, sul mio profilo privato, in Edukisari. Mandatemi la richiesta se volete. Comunque, la mia comunque non no, è uscito il 14. Ragazzi, ci regalano una pacchetto di figurine. Questo è il PES 2018. Allora, ragazzi, siccome volevo fare anche un video paragone tra PES 2018 e FIFA 2018, sapete cosa mi sono detto tra me e me? Mi sono detto: ma perché non ai ragazzi non fai un video paragonativo, paragonando FIFA 18 con PES 2018? E ragazzi, ho preso, come potete vedere, PES 2018. Comunque, non l'avevo preordinato. Ragazzi, i giochi che io preordino entrano nella classifica del 2017, quella che farò o a fine anno o a gennaio. Ora poi ve lo dirò con sicurezza. E ragazzi, è praticamente questo PES 18 per PS. Allora, PES 18, ragazzi, praticamente o lo prendo per PS3 o l'ho preso al day one per il PC, ce l'ho avuto preordinato. Ragazzi, non cambia nulla perché è sempre Pro Evolution. Comunque, vediamo cosa ho preso. Dortmund, Barcellona e Liverpool. PES 1, PES 2, PES 3. Dembele, Reus, Neymar. Ora c'è Neymar, ragazzi. Coutinho. Ok, li conserveremo nella confezione di PES. Comunque, ragazzi, cosa c'era da dire? Cosa stavo dicendo, ragazzi? Che praticamente, allora, praticamente, ragazzi, usiamolo. Allora, praticamente, ragazzi, cosa consiste questa preordine? I preordini, ragazzi, sono i giochi che porterò al day one come gameplay spesso, e come unboxing e come video day one. Che lo andiamo a prendere proprio al day one alla GameStop, o dove lo preordino. Di solito lo preordino a GameStop di Etnapolis. Perciò voi, comunque, 49,99 17,9 2017, potete constatare che è stato oggi. Ragazzi, e praticamente cosa andrete incontro? Praticamente, quando io comprerò i vari giochi, porterò subito il video gameplay proprio il day one, e poi video recensione arrivano dopo un po', ragazzi, pazienza.
Ora mi sto sistemando per farle arrivare prima e tutto. Comunque, piano piano. Ce n'è tempo, ragazzi. Piano piano si migliora il canale. Allora, ragazzi, io il progetto lo stavo facendo con FIFA 18 per PS3 per tutti i ragazzini che avessero PS3, perché come sapete PS3 con online è gratis, chi ragazzi purtroppo non può, oppure chi non vuole spendere magari per una PS4, Xbox One e per un PC perché praticamente costano, oppure chi praticamente non vuole comprarsi PS4 o Xbox One. Ragazzi, noi abbiamo l'appuntamento con FIFA 18, il FIFA Ultimate Team, dove mi sfiderete. Poi, ragazzi, metterò in palio qualche premio e poi metterò il video su YouTube, perché vi potete rivedere il vostro match anche qui su YouTube. Perciò, ragazzi, cosa dire? Spolliciate questo video. Perciò noi ci vediamo con FIFA 18 Ultimate Team per PS3. Con questo porterò qualche video con il mio. No, con questo porterò la Campionato Master, però ancora non so che squadra scegliere. E comunque, ragazzi, mi dimenticavo. Allora, praticamente vi volevo dire che nei preordini che ho nel mio sito web www.nineggio.it, ragazzi, troverete la video. E la lista preordini, la lista preordini vi farà vedere quando c'è il day one di qualcosa. In questa lista preordini prenderò tutti i giochi che ho giocato e farò una classifica. Poi, ragazzi, potrò comprare altri giochi non al day one, ma dopo. Però, ragazzi, non vi porterò ovviamente non li metterò in classifica, perché in classifica voglio mettere solo i titoli che ho preordinato con voi, ragazzi. Perciò tutti i video dei Day One andranno nella classifica. Perciò, ragazzi, classifica con tutti i giochi che scelgo io, ma che saranno sulla lista dei preordini. Persona 18 ci sarà perché l'avevo preordinato per PC. Giustamente, vabbè, PC e PS3 e FIFA 18 per PC, PS3, Nintendo Switch si sommeranno, e anche quello PC e PS3, e poi li metteremo, ragazzi, tutti insieme online, ragazzi, nella classifica. Perché, ragazzi, non cambierà nulla praticamente la versione old gen o next gen, ma però metteremo in classifica solo il titolo stesso, senza mettere, per esempio, Cars l'ho preso sia per PS4 sia per Nintendo Switch. Diremo qualche differenza, però, ragazzi, tranquilli, ci sarà soltanto un Cars. Comunque, ragazzi, questo è il video unboxing di questo numero 18, è durato tantissimo. Noi ci vediamo in prossimo video. Come dire, allora, questa copertina con Neymar che si vede lì è un po' strana. Dai, PES, potevi rimodernarti. Lo so, Neymar se n'è andato proprio. È stato shock come cosa, è stato shock. Però, ragazzi, va bene, ragazzi. Vediamo se vi posso portare il video con la lista e tutti i giocatori. Comunque, noi ci vediamo in un prossimo video. Da PES 2018 è tutto, da Nineggio è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi. Aspettate, scusate, ci sarà presto uno dei Day One. Proprio per farvelo sapere, sarà One Piece per la Nintendo Switch. Ci vediamo in prossimo video. Ciao, ragazzi.